Grazie di essere arrivati qui. Io sono Lelio Simi, sono giornalista freelance, sono fra i fondatori di Data Media Hub, che è un sito che da 2 anni si occupa, diciamo, di data journalism applicato al mondo dei media italiani. E poi sono un freelance, quindi scrivo soprattutto di strategie editoriali, ad esempio per Pagina 99. Oggi parliamo, avete visto il titolo, la rinascita delle newsletter. Ah, mi dimentico di dire la cosa più importante. Ultimamente, come Data Media Hub, abbiamo fondato con altre persone che stanno curando una newsletter che si chiama Slow News, Wolf. Allora, da questa esperienza che è partita 2 mesi e mezzo fa, abbiamo pensato di fare una riflessione su quella, e poi facciamo una breve riflessione su quella che viene chiamata la rinascita delle newsletter. Quindi facciamo un percorso su quello che è appunto quello che si sta chiamando rinascita delle newsletter, per arrivare poi a raccontare direttamente quella che è stata la nostra esperienza di questi 2 mesi e mezzo, quindi super beta, ma per portare una testimonianza diretta di come questa newsletter viene fatta e su che tipo, diciamo, di idee viene fatta. Di idee perché? Perché allora si parla di rinascita. Noi siamo abituati a leggere sempre un qualcosa che muore o qualcosa che rinasce, no? Anche nel susseguirsi di notizie giornalistiche, anche un po' così, un modo di etichettare qualcosa. Si parla di rinascita, e noi parliamo di rinascita soprattutto per un aspetto che a noi sembra importante, cioè c'è un cambio di paradigma nel fare newsletter. Un certo tipo di newsletter viene, in realtà non è mai morto, continua a esistere, l'email marketing, le newsletter che fanno molti editori, che promuovono dei loro prodotti. Quindi sostanzialmente si chiede al lettore, a chi riceve questo tipo di newsletter, di fare qualcosa per loro, comprare un loro prodotto, leggere un loro contenuto. Questi ultimi anni questo paradigma è cominciato a cambiare e si è cominciato a pensare di fare qualcos'altro. Cosa? Dare un servizio al lettore, quindi dal chiedere qualcosa al lettore a dare un servizio al lettore, ed è quello per cui parliamo un po' di rinascita e seguiamo un filo in questa ora. Che tipo di servizio? Qui riprendo un articolo di David Carr, che è uno dei più grandi, è stato, purtroppo è morto, editorialisti sul mondo dei media, il titolo del New York Times, il titolo For Email Newsletter That Greatly Exaggerated, riprende un titolo molto famoso sulla morte dei giornali. E lui in questo articolo dice alcune cose, ma sostanzialmente dice, rispondendo al tipo di servizio, al tipo di risposta che questi nuovi newsletter devono dare, dice che una cosa che sappiamo in realtà bene, no? Di essere bombardati, di essere bombardati da informazioni. Lui parla quasi di stalking, no? Del lettore, perché le notizie, i newsfeed di Facebook, no? Ci bombardano le notizie, e quindi a un certo punto, perché la gente comincia a cliccare su alcune newsletter? Perché li arriva in un posto, diciamo, privato, e gli fa una selezione, gli dice: la cosa importante è questa, no? E quindi dà una risposta, riscatta dal caos delle notizie. Quindi questo vuol dire mettere il lettore al centro, dare delle risposte e istituire un contatto diretto. Cosa parliamo? Allora, ce lo siamo già detti, però un po' la scaletta che facciamo su questo tipo di filosofia è guardare le newsletter in campo editoriale. Vediamo alcuni esempi, il Daily Brief di Quartz, che è uno dei più citati. Una seconda parte, io ho chiamato i One Man Band, in realtà cioè di singoli che hanno cominciato a fare newsletter, quindi non in campo editoriale. In realtà poi The Scheme sono 2 ragazze che vengono dalla NBC. E poi la nostra esperienza. Cosa vuol dire in questi 2 mesi e mezzo su alcuni principi che poi vediamo, che abbiamo cominciato già a vedere fare una newsletter.
Qui facciamo però un passo indietro perché c'è il canale. Il canale su cui viene fatto che è cambiato in questi anni. Io pensavo, era un'immagine, no? di qualche anno fa. Se noi pensiamo, quando noi ritornavamo, forse 5, forse 6 anni fa, quando ritornavamo in ufficio o nella redazione, aprivamo il nostro gestore di posta elettronica, c'era, no, la sfilza infinita di lettere ancora da leggere, con spam. Questo in questi anni è totalmente cambiato, no? Perché soprattutto anche per Gmail, prima di tutto lo usiamo soprattutto sul mobile, quindi rientriamo in ufficio, ma in realtà siamo connessi 24 ore su 24, quindi quella posta l'abbiamo già letta, non c'è spam, c'è un'organizzazione per cartelle che è molto più ordinata, e questo che potrebbe anche sembrare un dettaglio, ma in realtà il responsive design, cioè quello che mi mette, no, a misura, vi ricordate quando dovevamo fare scrolling anche da destra a sinistra, no? Per cui diventava anche una lettura difficoltosa. Io ho messo alcune foto, vedete che mi impagina, quindi io scorrendo, quindi è un luogo ordinato, personale e anche dove la lettura è possibile. Qui ci sono alcuni dati di una ricerca recente che è stata fatta dalla London School of Economics. 88% degli americani, questa è una citazione del Pew Research, non ve le sto a leggere tutte, sostanzialmente lo vedete però quanto sullo smartphone, quanto ancora la gente comincia e torna a informarsi, alcune volte addirittura in misura maggiore che non social media, per le ragioni che abbiamo visto, perché è un posto ordinato, perché è un posto personale, perché è un posto dove ancora posso leggere le cose in maniera ordinata. Gmail gioca chiaramente un ruolo fondamentale, è stata fondata ormai più di 10 anni, ha più di 1 miliardo di utenti attivi a febbraio del 2016, più 100 milioni perché a maggio 2016, no scusate, ho sbagliato, a maggio 2015, lì ho sbagliato, erano 900.000, quindi comunque è crescente, non sta vivendo di rendita. Ovviamente i tre quarti degli utenti attivi accede da mobile. Gioca un ruolo fondamentale chiaramente il fatto che Gmail sia il client preinstallato su tutti i telefonini Android, però è anche vero che quel client preinstallato io lo utilizzo, è ben fatto, no? Quindi comunque funziona. Qui vabbè, ho messo anche un po' delle pighe. Quindi parliamo di rinascita perché è cambiato un paradigma. Quello che ci interessa è dare delle risposte al lettore. La principale risposta in questo momento è liberarlo dalla dittatura degli algoritmi che ci bombardano nei newsfeed e dargli qualcosa che sia realmente utile. Questo è MailChimp, che è uno dei gestori principali. I nomi sono così precisi perché in realtà la fonte è MailChimp, che ogni anno fa un report. Però la cosa interessante qui è capire, questo è uno dei principali gestori, quanti poi aprono. Ovviamente qui i dati sono su tutti, anche su quell'altro tipo, ormai chiamiamolo così, non di newsletter, quelle l'email marketing, dove in qualche modo chi dà una risposta, chi vuol dare una risposta alle esigenze del lettore, cerca di scardinare. E vedete che una buona campagna di email marketing torna al 20%. Quindi vuol dire che 20 persone su 100 aprono quell'email, ho ottenuto un buon risultato. I media e publishing sul 22,30. Vedremo che poi, per esempio, qua il Quartz ottiene dei risultati completamente diversi. Qui metto ancora dei dati,
poi andiamo a vedere nel dettaglio. Però questi dati sono importanti, perché cosa fa Quartz? Quartz è un giornale solo online economico, non so quanti di voi lo leggono o lo conoscono, però è un punto di riferimento. L'editore è The Atlantic, che è un editore storico, perché pubblica una rivista storica letteralmente, perché è stata fondata nel 1858, quindi non è una new media company, è un progetto, una startup avviata da un editore storico classico, e si occupa di economia, e una fetta importante del loro pubblico sono top manager sparsi per il mondo. Loro fanno 3 anni fa un'indagine, cosa vedono? Vedono alcuni dati. Il 60% si informa soprattutto con le mail. Ora qui non li ho messi tutti. Vedono che, per esempio, questi manager spendono 30 minuti appena alzati a informarsi. E quindi, se io mi voglio connettere con questa parte fondamentale di pubblico, che spende tempo a leggere e a informarsi, che usa l'email in particolare per farlo, chiaramente, e voglio connettermi e voglio darle un servizio, una risposta, chiaramente la risposta può essere quella di dargli, vedete qui, la migliore rassegna stampa sui temi economici al mondo, che le arriva sull'email e gli fa, gli risponde a quel servizio, a quel bisogno che loro hanno. Non lo faccio semplicemente così, poi lo vediamo. Chiaramente un primo punto è connettermi con loro. Ma le ragioni sono anche altre, poi le vediamo. Quindi sono stata lanciata 180.000 adesso, questi sono dati di Quartz, 50.000 nel gennaio, quindi insomma sono quasi triplicati. E ci hanno un indice di apertura 40-50%, abbiamo visto, no? Quanto era mediamente. Ne fanno 2 versioni, una quotidiana e una per il weekend. Qui vado un po' nel particolare, ma così, no? Diamo anche dei parametri su come viene costruita, su come sono le lunghezze e la struttura. La cosa interessante, poi rivediamo qui, vedete l'ultima cosa, il link verso Quartz sono il 25-30%. Cioè io non pubblicizzo i miei link, circa 25 link composta questa rassegna stampa, di solito sono 4-5. Alcuni di questi link sono addirittura verso Washington Post, Financial Times, quindi in teoria concorrenti, e sono impazziti. Faccio pubblicità concorrenti. Però quello che una delle cose interessanti di Quartz è quanto loro riescono a essere coerenti su determinate scelte che sono funzionali ai loro obiettivi. Allora, se il mio obiettivo è dare una risposta a quel tipo di pubblico che io ho individuato, io devo fare una rassegna stampa così. Perché se comincio a mettere solo i miei contenuti, oppure a scartare, no, questo è il mio concorrente, no, quest'altro va bene, non faccio più la migliore rassegna stampa al mondo. E se quello che a me serve per connettermi con quel pubblico, io devo fare questo, punto e basta. Vabbè, questo è, se andate su questo sito, nell'home page, c'è subito ben in evidenza l'iscrizione. Sono 3 edizioni, perché loro avevano visto anche, appunto, avevamo visto un dato, no? Che questi pubblico che loro avevano fatto questa indagine lo faceva appena alzati al mattino, quindi è una newsletter appena alzati al mattino globale. Quindi ci sono 3 edizioni per le Americhe, Europa e Africa e Asia, che in ciclo vengono fatti in modo che alle 7:30 arrivino. Un'altra cosa interessante è questa struttura. Allora, si è parlato da
più di un quarto d'ora, della rinascita delle newsletter, di dare delle risposte. E vediamo una newsletter di questo tipo, cioè la semplicità estrema. Corpo di testo, capoversi a blocchi, niente effetti speciali, niente foto, niente box, niente colonnini, niente fondino. Perché? Cioè, allora questo è rivoluzionario. Perché? Perché anche qui c'è il discorso delle risposte che voglio dare. Lo vogliono la migliore rassegna stampa? Bene, allora faccio questo tipo di scelta di dare anche link esterni. Lo ricevono sullo smartphone? E allora devo fare la cosa più semplice possibile e più facile da caricare. Non ho bisogno di... Non vogliono, no? Chi riceve la migliore rassegna stampa di avere effetti speciali, foto o roba che mi appesantisca. In realtà poi se io leggo questi capoversi, in realtà sono scritti, c'è anche una cura dei contenuti. Ieri qua si parlava di slow news, no? Si parlava anche, e si parlava, cioè a un certo punto la differenza, per esempio una cosa che salta qui è tutta la logica del clickbait, no? Un'altra dei paradigmi che salta. E si parlava di come in realtà c'è stato questo ragazzo che ha messo a confronto titoli di vecchi giornali, Lo sbarco sulla Luna, dove il titolo, il sottotitolo, dava già completamente la notizia, perché quella era la funzione, e l'aveva riscritti, come dire, con il clickbait, no? Col trucco del clickbait, quindi guardate cosa è successo sulla Luna, no? Una affare del genere. Qui è un quattro righe, in realtà è come dire, un tempo breve, una scrittura breve, però io in quattro righe devo dare il senso della notizia, perché deve essere anche leggibile, non può essere semplicemente un elenco. Qui è molto semplice, qui proprio l'esempio che vi ho fatto in realtà manda su un paywall, ma se voi leggete, come dire, l'abilità è anche a dare in quattro righe il senso della notizia e darmi... come dire, quasi la notizia non completa, però come dire, mi porti dentro la notizia, mi porti dentro quello che è l'essenza della notizia. Vabbè, queste sono ancora, si vede ancora più evidente la semplicità. Io ho dovuto chiaramente sulle slide sezionarle, perché le newsletter ovviamente sono lunghe, no? Hanno questa direzione verticale. Però vedete, no? La questione del dibattito, l'obsession è un'altra scelta che ha fatto Quartz, di dividere l'organizzazione delle notizie non in maniera classica, interni, esteri, ma scegliere quelle che loro hanno chiamato ossessioni, quindi delle tematiche che loro seguono solo su quello. Quindi magari... sviluppo economico nel Sud America, loro seguono solo quello, è una delle ossessioni, che è una cosa che, se avete visto il nuovo sito di Internazionale, è una cosa che Internazionale per esempio sull'online ha ripreso, questa cosa delle ossessioni. Qua vi ho messo in evidenza, per esempio, i saluti. Anche sul modo di scrittura, sembra un dettaglio, è un dettaglio. Vedete, riprende la notizia, i saluti non sono mai uguali, no? Riprendo, faccio una cosa anche spiritosa, ho bisogno di dare anche un tocco umano, no? La cosa non è stato fatto, ho bisogno che sia chiaro che non è stato fatto da un algoritmo, quindi anche il saluto riprende magari una notizia, una battuta, vabbè, cosa sembra un dettaglio, però c'è un'attenzione a dettagli molto particolare, è quello che poi mi fa la differenza. E incominciano a fare anche, cominciamo anche a parlare di modelli di business, anche
sponsored content. Quartz vive su modello di business di Quartz, sono contenuti sponsorizzati, e sulla newsletter comunque c'è. Loro addirittura in una delle ultime riviste hanno detto, loro fanno queste campagne non su click per le newsletter, ma a tempo, no? Cioè quindi un contenuto sponsorizzato, pubblicizzato per una settimana, e loro stanno dicendo addirittura che la newsletter è remunerativa per loro adesso. Quali sono stati gli obiettivi? Creare un rapporto diretto, l'abbiamo visto. Brand awareness. Io sono un giovane sito, sto crescendo e quindi ho bisogno di dare un prodotto che a quel pubblico di riferimento crei verso di me un, come dire, un'autorevolezza, no? Se ne è stato parlato anche molto in questo festival. Le analytics, perché loro in realtà sul tipo di click che viene fatto a seconda del tipo delle notizie, no, capiscono anche che tipo di notizie stanno interessando. Sempre in una delle ultime interviste dicevano che loro erano rimasti sorpresi dal fatto che venissero cliccate meno le breaking news all'inizio e più gli approfondimenti. Per cui anche su quello costruiscono il piano editoriale. È uno dei dati, non solo questo, ma uno dei dati su cui costruiscono il piano editoriale. E poi la pubblicità l'abbiamo visto. Qui va bene, l'abbiamo visto. L'oggetto, c'è una regola, deve essere 40-60 battute. Anche questo può sembrare scontato, ma insomma, diciamo per quanto, forse anche adesso abbiamo ricevuto comunicati stampa con oggetto, comunicato stampa, no? O, quindi insomma, fare una newsletter con oggetto, newsletter, non è troppo funzionale. Insomma. Dovrebbe essere ovvio, ma forse... Inizio e saluti finali, vabbè, il tocco mano, abbiamo detto. Questo vabbè. Vox Sentence è un altro esempio. Vox è un altro sito nato qualche anno fa da un giovane giornalista americano che si chiama Ezra Klein, che lavorava al Washington Post, questo blog dentro il Washington Post, che ha raggiunto, non ricordo esattamente le cifre, insomma è diventato molto importante. Lui voleva fare un sito con maggiore approfondimento, se ne è uscito dal Washington Post, è entrato in Vox Media, ha fatto questo sito con maggiore contestualizzazione delle notizie. E una delle cose che fanno i Vox Sentence, questa newsletter. Questo è un altro già tipo di pubblico rispetto a Quartz. È interessante metterle a confronto per capire un po' la struttura. Loro fanno tre top news, tre notizie principali, e poi due sezioni più veloci. Allora, noi abbiamo detto... Queste newsletter sono fatte per dare una risposta, soprattutto in campo editoriale. Questi giornali cominciano a dare una risposta al lettore. Questa risposta al lettore è dargli delle notizie importanti, portarlo fuori dal bombardamento e dargli una rassegna stampa. E lo strumento è la newsletter, ma anche in qualche modo la cura dei contenuti, la selezione e l'aggregazione. Queste newsletter, vedete, sostanzialmente fanno la stessa cosa, però che tipo di cura ai contenuti faccio per dare una risposta? Qui c'è già un altro tipo di cura ai contenuti. Vedete, più o meno i link sono i soliti rispetto a Quartz, sono a 25. Vox Sentence è un po' più lungo, sulle 7.000 battute, mentre Quartz è sulle 3.500. Però il numero di link, di fonti segnalate è più o meno lo stesso. Però se a Quartz il pubblico, l'avevamo detto diverse volte, è top manager, quindi chiaramente tre notizie non mi bastano, devo fare una rassegna stampa con diverse notizie, c'è anche una sezione, non so se l'abbiamo vista, mentre dormivamo, quindi le notizie, no? Della notte. Qui no, c'è un altro tipo di pubblico che vuole più contestualizzazione, ma vuole anche meno notizie. Dammi due o tre notizie importanti e fammele capire. Tant'è che vedete, sono qui sei, sette,
fonti, ma di un'unica notizia, che ne dà diversi aspetti. Qui c'è una notizia, non mi ricordo dove. Però, come dire, su questo tipo di notizia, in realtà questo è, vedete come sono separati il puntino, no? È sempre una grande attenzione a mettere ordine, no? Quindi anche una lettura che sia ordinata, ma in realtà lo potete leggere con un unico articolo, dove, che so, succede questo, in realtà però quest'altra fonte sostiene un'altra teoria, no? E quindi io tutto questo, questo articolo in realtà lo posso leggere con continuità, avendo tutto, come dire, la questione del dibattito intorno a quella notizia. Dammi proprio notizie e fammi capire di cosa si sta parlando. E poi ci sono altre sezioni. Vedete anche, per esempio, tutto questo in bold. In realtà poi quando scorro, in realtà uno dei problemi è non fare solo una lista, come dire, una serie di liste leggibili, poi diventano noiose. Però io ho pochi elementi perché ho scelto di fare una cosa estremamente semplice. Qui ci sono anche un po' di foto, ma insomma, come dire, come gioco sugli elementi. Questo mi dà comunque, come dire, un marker, un punto di riferimento, un movimento anche grafico, mentre io scorro perché ho, come dire, 4-5 righe in bold e in qualche modo riesco a movimentare qualcosa che se no mi viene un elencone che magari dopo 3 notizie, ma no, io non lo leggo neanche più. Questo lasciato, c'è una citazione da Donald Trump in direttiva, insomma, il meccanismo è quello, l'abbiamo capito. Ah, che interessante. Questo è un formato che loro avevano provato per 1-2 volte. Vedete com'è diverso da questo. Stiamo parlando sempre di dettagli, no? Qui ci sono un po' più bold, un po' più ciccioso il capoverso. Però hanno smesso perché avevano visto che non funzionava. In effetti, se lo vediamo, per quello che ci siamo detti fino adesso, vediamo quanto è più ordinato e quanto più leggibile questo. Eppure stiamo giocando su dettagli, cioè su quanto, no, siano importanti minimi dettagli al momento in cui io comunque ho scelto uno stile e quanto poi mi cambiano su pochissimi elementi. Qui abbiamo visto 3 notizie, la miscela di notizie e le citazioni. E poi c'è, guardate questo video che è un contenuto di Vox. Vox ne fa pochissimi di link interni, non vi ho messo la percentuale, ma spesso sono 2 o 3, 1 o 2. No? Quindi questa è una piccola riflessione fatta, no? Da fare sulla tipologia di cura. Un po' il discorso che si faceva prima. Pubblici diversi, scelgo di dare una risposta, scelgo di farlo per la cura, però sono 2 cure diverse. Una più, l'ho chiamata orizzontale, quindi un certo numero di notizie perché quel pubblico di Quartz vuole più notizie, un'altra è una dimensione verticale, cioè poche notizie ma spiegate bene. Poi si può anche giocare su una combinazione di queste due. Però quanto è importante, vuoi fare una domanda? Sì, su questo? E poi, insomma, una combinazione delle due cose a seconda del tipo di pubblico. Però mandava di sottolineare come in realtà sia dal punto di vista grafico, ma che ha un senso al momento in cui io non scelgo un tipo di pubblico, ma anche la tipologia di cura, di aggregazione e di selezione che io faccio. Non è la stessa. Perché? Perché mi devo chiedere che tipo di pubblico, che tipo di risposte dare. Anche questo può sembrare scontato, ma non lo è, capire che tipo di pubblico a cui io miro, dare un servizio. Fatto. Questo è del Financial Times. Io questo l'ho messo, insomma,
Tra l'altro Financial Times invece usa molto i suoi siti, i suoi link verso interni, che in realtà è un po' una combinazione. Vedete, per esempio, qui inizia sempre con la notizia del giorno, sono solo due capoversi. Anche qui ci torna, rispetto a Quartz, diciamo, il giornale più economico di nicchia, rispetto a Vox, che è uno dei fenomeni sociali, una testata così è già un altro tipo di pubblico. Qui vado veloce, insomma, c'è ancora un po' di cose da dire, ma l'abbiamo capito. No? Good Morning Italia è un esempio italiano che riprende questa filosofia, è stata lanciata nel 2013, hanno un tasso di apertura, anche questi sono dati dichiarati da loro, quindi del 61%. Tasso di conversione nel senso che loro sono a pagamento, quindi quanti e hanno un mese di prova, quanti dal mese di prova continuano a fare a pagare. E adesso sono a 3.000 abbonati. Questa è la struttura. Qui devo dire, per me, loro sono bravi, ma è un pochino più elencone. Un po' tutte le cose che abbiamo visto con Vox Sentence, con Quartz. Insomma, qui un po' si perdono. Vabbè, qui c'è anche la gestione, no? Dell'abbonato, per cui loro poi, se non ti abboni, cominciano a mandarti mail e a seguire. Perché poi lo vediamo, in realtà poi il passaggio è gestire la comunità. Abbiamo sul campo editoriale, dare risposte a un pubblico, ma se comincia a cambiare, come dire, il modello di business, per cui io voglio fare questa newsletter per da singolo, diciamo, fuori dal contesto editoriale, devo cominciare a chiedermi come gestire la comunità. The Scheme è un altro, forse è uno dei modelli più interessanti, che è stato fondato da due ragazzi della NBC. Come tipo di pubblico era un pubblico di riferimento femminile, che voleva anche lì poche notizie su cui però spiegate bene. E loro hanno raggiunto 1,5 milioni di iscritti, quindi addirittura di più di quegli esempi che avevamo visto adesso. E nel 2014 hanno raccolto più di 6 milioni di dollari di finanziamenti privati, di venture capitalist, anche perché i numeri lo giustificano. Qui hanno la citazione del giorno, però ecco, la cosa interessante sul tipo di cura, no, che ci stavamo raccontando e sul tipo di pubblico, qui la spiego ancora bene. Questo era fatto su una pillola abortiva che in America è stato molto discusso perché poi c'era stata un'istituzione federale. Vedete come la spiegano? Addirittura come mettono questi titolini in maiuscoletto, no? La storia, la spiegazione, qual è la controversia, c'è altro, e poi The Scheme, il commento, una riga e mezzo, due righe, che me la spiega? Loro dicono, il nostro pubblico è un pubblico femminile, che vuole capire un argomento, loro scelgono comunque sempre non cose leggerissime, no? Cose su cui si sta discutendo, su cui c'è polemica, o comunque su cui c'è, come dire, delle controversie, no? E voglio essere informato, perché se io faccio una discussione a cena, voglio essere informato, un mio amico mi cita quella cosa lì, io voglio essere informata semplicemente su quelli che sono gli snodi, no? di questa notizia. Queste sono altre sezioni. Diciamo il 75% della newsletter. Qui c'è anche, appunto, come avevamo cominciato a parlarne, la gestione anche della community. Perché chiaramente è un'iniziativa non loro, quindi devono sostenersi. E qui, vabbè, questa è una cosa, se vuole, anche ingenua, no? I compleanni, la citazione del compleanno, roba. A me viene in mente le radio comunitarie anni 80-90, no? Che facevano le cure. Però, vabbè, come dire,
tutto funziona, no? Anche le cose reinventate, fra virgolette, ingenue, no? Però la cosa interessante, per esempio, loro anche sul loro sito, per esempio, ora non so se si legge, forse c'è anche sul web, per esempio stanno seguendo le elezioni americane con delle schede, stanno spiegando, no? Anche lì bene, semplicemente, chi sono i candidati, oppure fanno delle guide, da Snapchat, Super Bowl, ma anche appunto il rapporto tra USA e Cuba, no? Oppure questo era, si vede benissimo, tutti i nomi dell'ISIS, no? Perché sulla stampa vengono usati, io ti faccio una scheda, te le cito e te le spiego, finalmente la capite. Anche perché mi viene in mente, spesso anche questa può sembrare, a proposito di dare delle risposte a un pubblico, no? Una cosa. Però se noi pensiamo anche a tante questioni che sono nate, mi viene in mente, la polemica tra Eni e Report, no? Se andavamo a chiedere tra le persone che comunque sapevano che c'era questa polemica, qual erano realmente i termini della questione, io credo pochissimi. L'ha fatto proprio Arianna su Valuigia Blu, una scheda, è stata una delle prime, forse l'unica. Ah, qui c'è anche dare una risposta, forse, che normalmente il giornalismo non dà, verrebbe da dire soprattutto il giornalismo in Italia, no? Dove si racconta più la polemica che non i termini, no? Della polemica. Vediamo un po' i tempi, se ci siamo. Se avete domande e mi volete fermare, tanto. Questo ci siamo detto, no? Avere bene in mente il pubblico a cui mi sto rivolgendo, scelta e tipo di contenuti, il tono, avere una struttura, anche nella semplicità, avere una struttura, un'idea precisa della struttura, cercare di muovere, non fare il listone. Strategy è un altro snodo. Se mi volete fare domande, intanto qualcosa. Parlate un po' anche voi. Lei. Io volevo chiederle come si individua, prima diceva Quartz eletto da un pubblico di economisti e manager e lo legano la mattina a 30 minuti, come individui quando scegli un pubblico al quale vuoi parlare, quando potrebbe guardare le email? E un'altra cosa, qual è il carattere remunerativo del fare una newsletter, visto che la maggior parte di queste newsletter sono gratuite quando ti iscrivi? Allora, tipo di pubblico, Quartz, volevo chiedere lo stesso, nel senso allora, in che modo, lei ha detto prima, Quartz ha un ritorno sulle newsletter e volevo capire in che modo, qual è questa? Il ritorno in parte la pubblicità, in parte, come dire, io ho degli obiettivi. Ho degli obiettivi, quindi come dire, farmi conoscere, avere autorevolezza, avere del riscontri dal punto di vista analytics, per un editore è già abbastanza, quindi è molto indiretto. Sì, allora, diciamo una cosa, che in realtà, cioè questa cosa delle newsletter, anche su, poi lo vediamo per esempio anche con Strategy, in realtà, come dire, non è semplicemente portare traffico. Chiaro che poi mi interessa anche quello, perché se no che ci sto a fare. Però quello lo raggiungo attraverso anche altre cose. Qui mi interessa dare risposte, essere autorevole, farmi conoscere, creare una connessione diretta. Streaming, okay. Per la registrazione. La notizia viene a me senza che io vado a cercarla. Esatto.
Ok, ma allora le pubblicità possono essere inserite all'interno della newsletter, ma così poi il messaggio ti viene indicato come spam. E invece... Se la newsletter, la sua struttura è quella, con quel, l'oggetto, e poi io dentro... Abbiamo visto, no? Sì. Era un link come gli altri. Anche... Allora, vediamo se riusciamo a vedere... The Skin ha cominciato ad avere sponsor. Ora non so, per esempio, Skin Wine, quella è semplicemente un link che mi manda Amazon. Ah, ok, in questo modo però. E quindi lo sponsor... E in fondo, io la newsletter l'ho fatta, le informazioni te le ho date, e in fondo ti ci metto questo, che è semplicemente un link in più, collegato. Poi fra l'altro loro stanno curando molto la community, perché hanno fatto anche delle scheme ambassador con comportamenti premianti se portano altri abbonati o seppure promuovono dei prodotti, quindi comincia a esserci un meccanismo di coinvolgimento anche nel modello di business della comunità. Però questo chiaramente sullo spam non c'è, cioè, no? Ok. E invece per individuare il pubblico, quello che... Pubblico? Quando il pubblico si connette a un'email, a seconda del tipo di pubblico? Il pubblico deve fare un'analisi. Quartz ha fatto un'indagine, o fai delle indagini o cerchi di capire... Individui il tuo pubblico non solo per la newsletter, anche per il piano editoriale, per come costruisci il giornale. L'obiettivo tuo è questo, no? E cerchi di dare a quel tipo di pubblico. Chiaramente, soprattutto la newsletter, cioè, secondo me, non vive poi di grandi numeri. Cioè, io voglio un contatto diretto, voglio connettermi. I grandi numeri li faccio con altre cose, se no, ritorno a Facebook sostanzialmente, no? Come discorso. Non so se è chiaro. Grazie. Scusi, posso fare una domanda? Vuole andare avanti, poi vediamo dopo? Allora, fammi una domanda. Bene. Io la faccio, poi vediamo se vuoi tu posticiparla. Perché stiamo parlando della newsletter fine a se stessa, cioè la newsletter che dice voglio trattare un argomento e voglio fidelizzare il mio lettore. Però la newsletter, noi sappiamo, spesso è lo strumento per portare a leggere una testata, è il mio caso per esempio. E allora io mi pongo due domande, io le pongo, poi magari rispondi quando ti fa comodo. Numero uno, io sono direttore di un giornale, piccolo giornale emergente nel campo sociale, ho come riferimento il redattore sociale che è un po' il papà. Certo. Il redattore mi manda la newsletter, che a me è utilissima perché mi screma gli argomenti, poi io mi vado a vedere il resto perché sono interessata. Io vorrei fare la stessa cosa, e su questo in redazione e soprattutto con l'editore c'è grande discussione, perché io parto da un presupposto mio personale. Il gruppo dei miei amici, che sono sostanzialmente professionisti, è su Facebook in una minima percentuale, su 20 in 2. Mentre tutti, avvocati, eccetera, leggono la newsletter. E io dico, il mio giornale deve andare con la newsletter, perché mi prendo quella fetta di pubblico. Allora, la mia domanda è chiaro che il mio contesto può essere un campione, ma non so quanto rappresentativo. Quanto la newsletter serve per un giornale di nicchia ad attirare il lettore su quella rivista? Questa è un po' la domanda che ci poniamo tutti. È una bella domanda. Nel senso, noi l'abbiamo detto all'inizio, no? In realtà quando parliamo di rinascita non è che sia mai morta, e quel tipo di newsletter
che promuove i propri contenuti, cioè non è una divisione in buoni e cattivi, nel senso. Può funzionare. Io alcune le leggo, nel New York Times c'è alcune cose tematiche e io le leggo perché mi interessa. Però qui, come dire, il paradigma era diverso. Io voglio dare a quei professionisti delle risposte risolvendo i problemi. Poi lo vediamo con Wolf. E l'obiettivo è quello, quello di cui parliamo oggi, è quello. La domanda che fai tu, cioè come porto... La domanda è, che fai tu mi verrebbe da risponderti... Una buona percentuale di lettori che non vuole andare sui social, certo. Che preferisce questo rapporto personale, certo. Di qualità, se lo vogliamo chiamare, certo. Così. Certo. Vediamo Strategoi. Strategoi... È stato fondato da Ben Thompson, che era un consulente d'azienda, e lui a un certo punto comincia a scrivere degli articoli dove spiega non semplicemente il fatto, quindi non fa più semplicemente la rassegna stampa breve, ma lui comincia nel suo sito a scrivere questi articoli dove per esempio Taylor Swift, la cantante, esce da Spotify e lui non semplicemente racconta la notizia, ma spiega la strategia e cerca di dare degli strumenti a professionisti, a chi si rivolge, come dire, cosa possono imparare da questa cosa. Chiaramente non è l'unico a farlo, ma quello che cambia è la qualità. Se al momento in cui io questa cosa che lui mi spiega mi è realmente utile, io sono disposto anche a pagarlo. Lui poi fa una newsletter, lui pubblica queste cose una volta a settimana, diciamo pubblico per tutti, e gli altri giorni fa questa newsletter, perché poteva fare anche un contenuto premium, però per tutte le cose che ci siamo detti prima, se mi arriva nella newsletter, nell'email, chiaramente è una cosa più personale, io sono disposto a pagare. E lui fa pagare, sembra $10 al mese l'abbonamento, 100 l'anno. Allora, mi dicevano gli ultimi dati che sono 4.000 abbonati, circa 2.000 dopo 2 anni. Ah, capite, il sistema di business, se io do delle risposte, il pubblico, può essere anche fuori quello dei social, ma io do delle risposte a quel pubblico di riferimento. E questo pubblico di riferimento percepisce quello che gli do come un valore che è disposto a pagare, fate il conto, 4.000 per $100, comincia a essere una cifra per cui io mi ci posso anche dedicare. Chiaro che, come dire, la scommessa è dare valore e che il pubblico di riferimento quel valore sia disposto a pagarlo quanto è il mio obiettivo. Se lo raggiungo, evidentemente sto facendo bene il mio lavoro, se non lo raggiungo forse sto sbagliando qualcosa. Ma, come dire, abbiamo visto anche la gestione della community, no? Lui poi non dà semplicemente quei contenuti, ma per esempio, a proposito di quello che tu dicevi, lui ha fatto un forum dentro il sito, dove chi è abbonato comincia a discutere. Vabbè, ce lo siamo detto. E il principio di Strategoi, di questo che stiamo dicendo anche adesso, no? Di connettere, di dare delle soluzioni, di connettere una comunità al loro interno di professionisti, è un po' quello che ci ha ispirato su Wolf. Wolf a metà dicembre, tra metà dicembre e metà gennaio abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding, quindi anche in un periodo non il migliore per lanciare una campagna di crowdfunding probabilmente. Abbiamo raggiunto l'obiettivo 5.000 euro, è un cifrone, però insomma se guardate campagne di crowdfunding italiane, campo giornalistico, comunque la cifra... cioè dignitosa, e l'abbiamo superata. Molti ci conoscevano per il lavoro che stavamo facendo a Data Media Hub, e molti ci conoscevano per il lavoro che l'altro gruppo faceva su Slow News. E la struttura è molto semplice, è un po', come dire, le due cose che ci siamo visti fino adesso. Questa di Strategoi, cioè commentare le notizie, dare degli strumenti ai professionisti e fare anche questa è una rassegna stampa, il post-it su
temi della comunicazione, quella rassegna stampa, sono 6-7 notizie, fa per l'altro per Luca Santoro. Sulla comunicazione, quindi articoli più lunghi di riflessione che danno strumenti e rassegna stampa. Poi vedete per esempio una serie di guide, qui è il tipo di presentazione, no, quindi abbiamo spiegato che cos'è, come ci si abbona. Qui c'è un'introduzione, è molto semplice. A livello tecnico questa qui è gestita su WordPress, mettiamo i pezzi su WordPress, è collegata a MailChimp e inviamo. Attualmente gli iscritti sono 150, e quindi estremamente semplice, con varie tipologie di abbonamento, 10 euro non l'ho detto, 100 l'anno. E qui questo è pubblico, cioè lo vedono tutti, è un po' la logica che abbiamo visto anche su The Scheme, a spiegare alcune cose che so, per esempio alcune cose tecniche, o l'affiliazione a Amazon, no? La scheda semplice che ti spiega cosa è, se mi conviene, quali sono i termini. E poi per adesso, perché siamo all'inizio, abbiamo un gruppo segreto su gruppo chiuso, segreto un'altra cosa, su Facebook, dove chi è iscritto comincia a discutere. Ovviamente la cosa interessante qui è che vedete, partono delle discussioni, alcuni ci chiedono elementi ancora in più su quello che abbiamo scritto, altri per esempio postano articoli, quasi mai, anzi mai articoli propri, perché tanto chi paga non l'interessa di fare come altri gruppi, no? di promuovere il suo contenuto. Lì io sto pagando, mi serve capire alcune cose, allora loro mettono alcuni articoli, dice: avete letto questo, cosa significa, cosa ne pensate? E spesso, ma alcune volte parte anche una discussione dove noi gestiamo, ma in realtà parte una discussione anche fra loro, quindi è un modo anche di connettere professionisti fra loro che si cominciano a scambiare informazioni e idee. Allora, siamo quasi alla fine, quanto manca? 5 minuti. Questa abbiamo fatto dopo un paio di mesi, abbiamo chiesto l'indice di soddisfazione, ancora sono pochi comunque, soddisfacente, 32, 10 eccessivo. Ah, questo è contenuto, che però è interessante. Noi facciamo articoli abbastanza, un articolo abbastanza lungo, cioè sulle 7.500 battute. E se le chiediamo, finora abbiamo chiesto anche, diciamo, a gente, a professionisti fuori, ha scritto Mafia De Baggis, che era qui, le paghiamo. Diciamo, questo ci ha fatto un punto d'onore. Come dire, anche una cosa fondante, no? Quindi il lavoro professionale si paga. E però, vedete, per esempio, la maggior parte ha detto è soddisfacente, alcune addirittura è eccessiva, solo due insufficiente. Oppure sulle uscite. Ah, noi usciamo 3 volte alla settimana, dal martedì al giovedì. La maggior parte 2, cioè la maggior parte vorrebbe meno uscite. Gente che paga, che sta pagando. Solo 2-5, cioè tutta la settimana. Ci vuole il tempo per leggere. Per esempio ora noi lo vediamo, una degli snodi, delle cose, problemi da risolvere per noi, per esempio la user experience e per esempio l'archivio, perché dando su quello è un grosso problema, cioè è un grosso problema che bisogna risolvere. Però chiaramente se io accedo pagando a una newsletter di questo tipo, ho anche bisogno poi di accedere semplicemente a un archivio, a una lettura. Vabbè, la qualità buona, ottima, e uno insufficiente, vabbè. Per ora. Allora, questa è l'ultima. Quali sono gli slogan?
dati, 150 abbiamo detto, il tasso di apertura 60 ma sulle 24 ore. In realtà ci siamo accorti che poi c'è anche un tasso di riapertura, no? Per cui c'è gente che la riapre anche dopo una settimana. Però per nelle 24 ore è 60%. Viene fatta con WordPress e MailChimp, abbiamo detto in maniera estremamente semplice. Ecco, questi sono temi più tecnici. Però una cosa, un problema che abbiamo adesso è sul rinnovo degli abbonati, quelli mensili. Perché in realtà bisognerebbe mandare le mail, bisognerebbe essere collegati con PayPal e tutte queste cose in realtà dovrebbero essere fatte in automatico, o le fai a mano o le fai in automatico, switchando tutti, diciamo, le fasi dei dati. Per cui in questo momento non stiamo lavorando anche su questi, ci servono degli sviluppatori. Non è una cosa complicatissima, ma va fatta, insomma. E la gestione del forum, perché noi l'obiettivo non è tenerlo su Facebook, è portarlo dentro un'area nostra, privata, chiaramente. E gli step successivi, per esempio dare dei servizi. Sul discorso dei servizi, concludo. Perché in realtà tutto questo discorso che abbiamo fatto in questa ora, sulla rinascita della newsletter, abbiamo visto le ultime slide, come da un obiettivo di promozione si passa a qualcosa di più, cioè mi connetto con una comunità. Come questa comunità devo gestirla, come quelle risposte a delle esigenze, come dire, devono evolversi, cioè la rinascita della newsletter in qualche modo nasce con dare una risposta, ma si completerà in realtà realmente al momento in cui io ho la capacità di dare delle risposte e gestire i bisogni di quella comunità, dandoli anche dei servizi. Questa, diciamo, è in realtà la grande scommessa, lo step 2. Magari da fare un altro workshop l'anno prossimo, quando abbiamo più esperienza. Ma in realtà, anche degli esempi che vi ho fatto, questo è un aspetto da sviluppare, la capacità poi anche di dare servizi rispondenti a quelle esigenze che noi abbiamo cominciato, no, a dare. Grazie. Ci sono altre domande? Mezzogiorno in punto, quindi sono stato puntualissimo. Vedo Pierluigi che è dopo, ciao. Avete tutto a posto? Non l'ho messo nelle slide, sono già su SlideShare mio. E poi sì, lo mettiamo sui siti, anche penso sul sito del festival.